Eccoci qui con Stéphane De Vrij, uno dei grandi protagonisti di questo derby. Innanzitutto complimenti Stéphane per questa vittoria. Vincere un derby è sempre una grande emozione, vincerlo così dà ancora più soddisfazione. Sì, sicuramente c'è tantissima soddisfazione per la vittoria, ma sappiamo anche che c'è da migliorare, soprattutto se nel primo tempo abbiamo fatto male e loro meritatamente sono andati in vantaggio, però su carattere siamo tornati nella partita e siamo riusciti a vincerla. Mi spieghi che cosa è successo proprio nel secondo tempo, o meglio che cosa vi siete detti e soprattutto che cosa vi ha detto il mister quando siete rientrati negli spogliatoi all'intervallo per farvi reagire in questo modo? No, il mister ci ha fatto capire cosa voleva, cosa non andava bene, cosa dovevamo migliorare. Siamo andati nella merda il primo tempo, ma come dicevo abbiamo dimostrato carattere, si vedeva ancora più voglia e per fortuna abbiamo subito fatto due gol e siamo tornati nella partita. E poi siamo anche riusciti a vincerla. Stéphane, complimenti anche per il gol. Avevi segnato di testa in un derby anche l'anno scorso. Questo gol però ha un peso specifico notevole, ben differente, perché ha permesso alla squadra di rimontare e di ribaltare la partita. Sì, sono emozioni incredibili. Sono ricordi che rimangono per sempre, segnare nel derby e vincere è emozione unica. Avete dato un grande segnale e la classifica parla da sola, perché c'è stato l'aggancio alla Juventus, adesso siete primi. Sì, siamo tutti là, siamo tutti vicini, c'è tanta attenzione, dobbiamo continuare a vincere le nostre partite. Adesso spazio ancora per poco ai festeggiamenti, perché poi in vista c'è un'altra sfida importante, quella di Coppa Italia. Sì, testa subito alla prossima, perché anche la Coppa Italia è un obiettivo, quindi dobbiamo prepararci al meglio per mercoledì. Grazie mille Stéphane. Prego. Mattias, ascoltavamo proprio le parole del mister che sottolineava la vostra reazione. Ha detto espressamente: non è da tutti reagire così nel secondo tempo, devo fare complimenti ai ragazzi, possiamo dire che sono una grande squadra in grado di ribaltare in questo modo una partita come il derby. Sì, perché dopo che è finito il primo tempo si vedeva nera la situazione, ci siamo guardati e ci abbiamo detto di tirare fuori qualcosa in più, perché se no poteva finire male. Abbiamo avuto la possibilità di segnare subito il 2-1 e quello ci ha dato una spinta in più, più forza, siamo stati più aggressivi e niente, abbiamo indirizzato la partita al nostro favore. C'è una statistica che ti riguarda in relazione al derby: hai preso parte attiva a 3 gol negli ultimi 4 derby con 2 reti e un assist. Che cosa vuol dire questo? Che questa partita la senti in maniera particolare ed è il meglio di te? Sì. Io i derby li vivo in maniera molto speciale. Non so, sento una carica in più e fino adesso le cose stanno andando bene, a parte il primo tempo, però credo che mi porta fortuna fino adesso a giocare col Milan e speriamo di continuare così. Ciao Mattias. Ciao, buonasera. Ciao, complimenti ovviamente per il gol. Grazie. Per la determinazione, la cattiveria agonistica, la carica che hai dato alla squadra. Io, a proposito di questo, visto che ho sottolineato una cosa, volevo chiederla a te. C'è stato un intervento che hai fatto su Theo Hernandez nel secondo tempo. Non è stato un fallo, però molto deciso, con quella cattiveria che serviva in quel momento per cambiare la partita. E devo dirti la verità, poi la percezione è stata che da quel momento lì in avanti abbiate cambiato sotto tutti i punti di vista e poi sono arrivati i gol e siete riusciti a portare a casa la partita. Sì, adesso pensando credo che sia stato un momento importante, perché non è una questione di picchiare, sino di far sentire, esatto, di far sentire un tipo di presenza che a volte fa un effetto positivo. In quel momento lì adesso lo sto rivedendo, ho preso palla anche. Assolutamente. Però credo che ci può stare che sia stato positivo per la squadra per ripartire e essere più aggressivi. Ciao Mattias, voglio chiederti anch'io una cosa, ma senti un po' di essere l'uomo del destino dell'Inter? Perché qui quando c'è da fare un gol pesante alla fine non si capisce come, ma ci sei sempre tu col Tottenham, con la Lazio. Oggi è stata una delle partite più incredibili.
della storia recente dell'Inter. Tra l'altro è stato anche, insomma, un primo tempo veramente difficile anche per te, ma alla fine c'è sempre la tua firma, come mai? Non lo so, sono episodi che siano capitati fino adesso, ma ovviamente quando c'è una partita speciale io comincio a immaginare qualcosa che può succedere e niente, questo sicuramente mi fa un effetto positivo e speriamo di avere altri serate così. Speriamo davvero, grazie mille Mattias. Va bene, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Daniele, che partita pazzesca, non possiamo descriverla con un altro aggettivo, un primo tempo sottotono, possiamo dire da dimenticare, poi è successo qualcosa all'intervallo, siete usciti in campo con tutt'altro piglio, un grande carattere, grande reazione, l'avete ribaltata in pochi minuti dando un segnale davvero importante. Ma sicuramente è stato un primo tempo brutto, anche il mio, perché sicuramente potevo fare qualcosa in più sui due gol. Però poi abbiamo dimostrato di avere carattere, di essere uomini veri e di abbiamo ribaltato una partita che sembrava ormai chiusa, perché se avessimo affrontato il secondo tempo come il primo sicuramente avremmo preso altri gol. Ma una prova importante, davvero un segnale forte per tutti. Vi lascia ulteriori consapevolezze questo derby? Ma ci lascia la consapevolezza che siamo una squadra forte e che dobbiamo giocare a 2500 all'ora sempre, perché se appena caliamo un po' l'intensità e la tensione poi ci puniscono. Ripeto, primo tempo veramente sottotono anche da parte mia, ma poi siamo stati molto bravi, abbiamo recuperato con personalità e abbiamo portato a casa meritatamente un derby fantastico. Max. Sì, ciao Daniele. Ciao. Ciao. Ovviamente complimenti per la vittoria nel derby. Grazie. Volevo sapere da te, è chiaro ci sono state delle incertezze nella prima parte della gara, però sono cose che ci possono stare. Alla fine del primo tempo hai avuto modo di parlare con qualcuno? C'è stato modo per te di rientrare un attimo dal punto di vista mentale nella partita? Perché è chiaro che era difficile, però nel secondo tempo direi che anche nei palloni più difficili sei uscito, hai dimostrato quella determinazione che serve in un derby. Non facile, quindi ti faccio i complimenti anche per questo. Grazie. Guarda, io questa settimana da tifoso ho giocato forse 3-4 partite mentalmente. Per quello, soprattutto. Quindi credetemi, io il primo tempo per me è stato molto duro, molto, a livello mentale, a livello proprio di gestione. Poi il secondo tempo forse mi sono rilassato un pochino, ripeto, il mio primo derby, non voglio trovare scusanti. Ma no, ma non ce ne devono essere di scuse, perché non devi sicuramente molto dura, è stata molto dura. Detto questo, sono ancora molto più felice perché i miei compagni hanno fatto una partita devastante, le ringrazio e da portiere, da tifoso, da giocatore sono al settimo cielo veramente. Daniele, poi è venuta fuori secondo me anche l'immagine di un gruppo straordinario, al di là delle immagini che ci mostrate poi sempre sui social. Però oggi in campo avete dato una reazione pazzesca. Tu hai detto giustamente sì, un primo tempo da parte di tutti, sottotono, forse anche da parte tua, però poi nel secondo tempo davvero ci avete regalato una sensazione, un'emozione unica che non dimenticheremo mai. Beh, io tantomeno la dimenticherò, perché al quarto gol non vi nascondo che mi è scesa una lacrimuccia, devo essere sincero. Però sì, abbiamo dato un segnale forte, abbiamo dato un segnale a tutti, che l'Inter c'è, non molla mai e le partite le vince, in un modo o nell'altro le partite le vince.